Cerimonia di presentazione dei quattro semifinalisti dei campionati italiani cadetti di spada maschile. Hanno raggiunto le fasi finali Matteo Galassi, Circolo della Spada Cervia Milano Marittima, Sebastiano Bosso, Associazione Scherma Provercelli, Alberto Paoletti, Scherma Vittoria Pordenone e Dario Benetti, Scherma Treviso Maestro Ettore Geslao. La prima semifinale sarà diretta da Daniele De Col. Arbitra la seconda semifinale Andrea Caldarulo. L'arbitro della finale è Chiara Sinatra, coadiuvati al video da Bruno Alexis. Rimangono in pedana per la prima semifinale Matteo Galassi e Sebastiano Bosso. Torniamo in collegamento, siamo alla finale della spada maschile, le due semifinali, in pedana adesso Matteo Galassi e Sebastiano Bosso, Galassi del Circolo Scherma Cervia Milano Marittima e Sebastiano Bosso della Provercelli. Eccolo qua, Matteo Galassi, che ha vissuto una storia un po' particolare recentemente, medagliato ai campionati europei nella categoria giovani, quindi inserito nella squadra sia cadetti che giovani, dovuto però rinunciare ai campionati del mondo a causa di un infortunio, poi è rientrato disputando i campionati del Mediterraneo, adesso cerca di portarsi a casa il titolo tricolore che gli è sfuggito lo scorso anno. Daniele De Col è l'arbitro di questa semifinale, guardate come ha colto molto bene il piede dell'avversario Galassi, d'altronde vedete ha una guardia molto bilanciata in avanti, per cui la punta anche sul piede arriva facilmente, molto bravo anche in questa fase di anticipo. Avete visto come sulla partenza di Bosso è andato immediatamente a toccare, viene cambiata la spada da parte di Bosso, si è allentata. Vediamo due modi diversi di intendere la spada. Smetto di far danni. Non so dove è andato a recuperare la spada Bosso, ha fatto un viaggio un po' lungo, eccolo qua. Guardia. Ok,
Pronti? A voi. Molto rapida l'esecuzione di Galassi, avete visto, ha messo dentro tre stoccate consecutive, ha tentato di tirare per tre volte la stoccata e poi è andato a segno. Vedete, diversa l'impostazione di due del colosso che, pugnando una spada anatomica, pronti a voi. Una guardia diversa con la spada sempre sul bersaglio. Punto. Assegno Bosso 4-2. Pronti a voi. La partita un po' fuori misura, non è riuscito a rimediare. Al colpo doppio. Cerca il colpo al piede Galassi, poi rimette subito la punta sul bersaglio, ne viene fuori un colpo doppio. La prerogativa della spada, il colpo doppio. Non c'è ricostruzione da parte dell'arbitro, non c'è regolamento, non c'è convenzione e quindi se i due si toccano insieme non c'è da fare alcuna valutazione e quindi viene dato un punto a testa, sempre a condizione che la stoccata venga portata in maniera corretta. È chiaro che se viene tirato un doppio e uno dei due è fuori pedana, la stoccata di chi è fuori pedana non va a segno, non viene assegnata. In questo fondamentale Galassi è bravissimo. Guardia. Perché vedete, tira la stoccata e poi è subito pronto a tirare la seconda con grande precisione. 6-3. Ancora bersaglio basso. In guardia. Pronti a voi. Veramente una gran punta. Cercato proprio di parare Bosso e non è arrivato in tempo. Difficile, stavo per dire, difficile tirare questi attacchi lunghi. Invece Bosso ha fatto una cosa egregia perché è partito e poi a metà dell'attacco è riuscito a parare sulla la conclusione dell'avversario, quindi è avanzato in controtempo. Ha toccato, punto. Assegno, ancora Galassi, 8-4. Vedete come il ritmo nella spada ormai è diventato nettamente più alto rispetto a quello del fioretto. Sicuramente andremo al riposo, ma difficilmente questo assalto arriverà alla terza frazione. Toccato. Punto. Ancora in controtempo Bosso è riuscito a prendere ferro, poi non si è allungato. Pronti? Adeguatamente. Prende la stoccata numero 9. 9-4. Guardate che scambio sotto misura, nella spada non ci si... A voi. Tutte le armi non ci si deve fermare mai, nella spada a maggior ragione, perché questi scambi sono l'ordine del giorno. Colpo doppio, 11-5. Pronti? A voi. Ancora a segno. Ancora a segno Galassi, 12-5. Pronti? A voi. Scappato via, vuol provare a tirarne un'altra prima della fine della frazione. Va al piede, molto bene, mamma mia, sta tirando veramente bene. 13-5, si va al riposo, ma con il risultato ampiamente indirizzato. Come dicevamo per la sciabola, nella sciabola ci sono... Le rimonte sono all'ordine del giorno, nella sciabola non c'è tempo, ogni stoccata è un reset, si riparte sempre da 0-0. Nella spada è un po' diverso perché ovviamente c'è il tempo, ma c'è anche il colpo doppio, quindi riuscire a rimontare, specialmente a fare grosse rimonte, è veramente difficile. Anzi, le rimonte sono talmente poco frequenti che a volte le troviamo anche nei filmati. Che le raccontano, si va a cercare su YouTube scrivendo rimonta scherma, quasi sempre troviamo
rimonte di spada, sono le più clamorose. Guardia. Pronti a voi. Prova a alzare il ritmo, posso, prova a cambiare un po' le carte in tavola, ma toccato. Punto. Galassi si difende, stavolta non guardia. Tocca e quindi ancora un punto. Pronti per Sebastiano Bosso. Al colpo doppio. Ancora punto. Bravo, fa bene alzare il ritmo, c'è il colpo doppio. Pronti a voi. Il colpo doppio arriva qua sul, ragazzi. Sull'ultimo punto che dà a Galassi la possibilità di giocarsi la finale. Prima finalista Matteo Galassi. Salgono in pedana per la seconda semifinale Alberto Paoletti e Dario Benetti.